Allora, ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vi faccio vedere come utilizzare questo tricotto della Prim. Esiste anche di altre marche, io adesso vi faccio vedere come si utilizza questo tricottino qua che diciamo ha degli aghi, ha quattro aghi che lavorano, il filo e vi esce un tubolare, come potete vedere qua, questo tubolare che è rappresentato qui in foto, vedete? Questo tubolare qui esce da questa macchinetta e può essere utilizzato per l'oggettistica, quindi per fare piccole parti, ad esempio mi viene in mente che io l'ho utilizzato per fare la codina di un topo fermaporta, oppure può essere usato per realizzare la bigiotteria, può essere utilizzato per fare fiori, fiocchi e molte altre cose, no? Quindi tutto quello che la vostra fantasia vi suggerisce ha diversi usi. Lavora con cotoni o lane di calibro medio-piccolo, quindi il cotone che io vado ad utilizzare è un cotone dell'Anchor Style e sull'etichetta è indicato un uncinetto ferro 2,5. E la lana può essere anche per uno spessore di 3-3,5, il 4 già ve lo sconsiglio perché stenta a passare negli aghi, si inceppa tutto, poi la lana essendo un po' più pelosetta passa leggermente più a fatica rispetto al cotone, col cotone è leggermente più semplice e quindi vi serve un calibro appunto medio piccolo, poi vedendo gli aghi adesso che apriremo la scatola ve ne renderete conto anche voi, ok? Quindi questo è quanto, poi dopo ci serve quindi questa macchinetta, del filo, della lana di un calibro adeguato e un uncinetto, io qui ho un 2,5 ma non è fondamentale avere questa misura, ecco, se ne avete uno più piccolo, uno più grande va bene lo stesso, non è fondamentale per la lavorazione. Vi ricordo che tutto il materiale, come sempre, anche questo tricottino, lo potete acquistare sul sito www. Allora, aprendo la scatola, all'interno troviamo questi tre pezzi. Uno che è il nostro tricottino, una è la manopola che va inserita in questo foro che si posiziona, vedete, di lato, va inserita all'interno. In questo modo, e poi avete questo qua che è un pesino che adesso vi farò vedere a cosa serve. Allora, la manopola girandola fa alzare e scendere gli aghi, vedete? E questo movimento è quello che fa lavorare appunto, vedete, la macchinetta e che poi alla fine uscirà dal fondo il tubolare. Allora, adesso vi faccio vedere come si infila questa macchinetta. Allora, prendiamo il nostro filato. Il filo si deve far passare qua di lato che c'è questa specie di insenatura, quindi il filo passa attraverso questa insenatura e dopo bisogna metterlo al centro di questo foro centrale, quindi così, e lo facciamo scorrere fino a uscire da sotto, quindi vedete che qua sotto c'è un foro attraverso il quale mi è uscito il filo, ne tiro un bel pezzettino e da questa estremità che mi è uscita qua sotto vado a fare un'asola. Quindi prendo un po' di filo così e poi faccio un nodino in modo che mi si formi un'asola, vedete? A cui dopo andremo ad agganciare il pesino, ma questo successivamente. Quindi adesso abbiamo il filo che, come vedete, passa qui, passa in questa scanalatura, passa all'interno del foro, esce da sotto e nella parte, diciamo, inferiore abbiamo fatto un'asola. Adesso possiamo partire a girare la manovella per far agganciare il filo agli aghi. Allora, il filo per il primo giro deve agganciarsi un ago sì e un ago no. Quindi io incomincio a girare la manovella e vedete che il filo è stato agganciato dal primo ago. Quindi continuo a girare, però il secondo ago lo salto, quindi prendo il filo con le mani e faccio valicare in modo che il secondo ago non prenda il filo.
Il terzo invece lo deve agganciare, nel quarto di nuovo facciamo valicare in modo che non lo prenda, ok? Quindi adesso se noi guardiamo abbiamo il filo preso in questi due aghi e invece in questi due il filo non è stato preso. E questo vale solo per il primo giro, perché dal secondo in poi invece tutti e quattro gli aghi dovranno andare a lavorare. E proprio perché vadano a lavorare ci serve mettere il pesino, perché l'ago, come potete vedere, è formato da due parti, una che è questa qui, il gancetto superiore, e uno è questo gancetto qui mobile che si alza e si abbassa. Vedete questo qui, così si alza e così si abbassa, ed è proprio questo movimento che consente riuscita appunto del tubolare. E per far sì che gli aghi lavorino al meglio e che questo gancetto si alzi e si abbassi, ci serve il pesino attaccato al fondo, che adesso andremo ad attaccare, proprio perché il peso verso il basso consente il funzionamento di questi aghi, che si alza e si abbassa questo uncino a dovere. Se noi non mettiamo il pesino, non avendo un peso che tira da sotto, gli aghi lavorano male e dopo pochi giri vi si inceppa tutto e non riuscite ad andare avanti. Ok, quindi questo è fondamentale. Io adesso vi faccio vedere che prendo questo pesino, vedete che ha questo gancetto, vado ad agganciarlo qui e dopodiché dovete metterlo che penda fuori dal vostro tavolo di lavoro, ok? Quindi deve proprio far forza e deve tirare verso il basso, quindi vedete che io ce l'ho qui in basso, oltre il tavolo di lavoro a cui sono appoggiata. Una volta che avete posizionato i piedini e che avete fatto passare il filo alternato, un ago sì e un ago no, ecco che possiamo cominciare a girare la manopola e a far lavorare i nostri aghi. Vedete che io adesso sto spingendo giù il filo, perché nei primi giri può capitare appunto che il filo resti impigliato appena sopra quel pezzettino di uncino che si deve alzare e che non gli permette di alzarsi. Quindi io con le dita spingo il filo più in basso, vedete che ho liberato l'uncino e adesso posso proseguire. Questo può capitare appunto solo nei primi giri, poi devono alzarsi e abbassarsi da soli, vedete? E adesso non c'è più bisogno che io faccia niente, perché loro lavorano da soli. Quindi man mano che io giro, adesso è quasi uscito, si crea il tubolare che presto vi farò vedere appena esce. Vedete che adesso sto girando anche a una velocità abbastanza sostenuta. Ecco che si intravede il primo pezzo di tubolare che esce da qua sotto. Ok, questo è il primo pezzo appunto di tubolare. Vado avanti ancora un attimino. E poi proseguo a lavorare fino ad ottenere la lunghezza del tubolare che mi occorre. Unica accortezza è che il pesino, andando avanti, scende, non scende verso il basso, quindi prima o poi vi toccherà per terra. Quando vi capita questo, che il pesino tocca per terra, lo sganciate dall'asola che avete realizzato e lo andate ad agganciare in un pezzo di tubolare più in alto, in modo che lui non tocchi terra, perché se tocca terra di nuovo non fa da lavoro e non tira verso il basso il filo, in modo che gli aghi lavorino, ok? Quindi lo spostate e lo dovete agganciare più in alto.
Una volta raggiunta la lunghezza del tubolare che desiderate, quindi mettiamo che adesso sia sufficiente, dobbiamo andare a tagliare il filo e chiudere il lavoro. Vi faccio vedere come si fa. Quindi, per prima cosa, quando io ho deciso che ho raggiunto la lunghezza del tricotto desiderata, tolgo il pesino, ok? Lo tiro su, tolgo il pesino, taglio un pezzettino di filo, così, e continuo a girare la manovella fino a che, voilà, tutti gli aghi si sono sfilati da soli perché non c'era più il filo. Può capitare a volte che vi resti un ago incastrato, allora voi con le mani dovete aiutarvi e farlo scendere, ma se no, altrimenti, tagliando il filo e continuando a girare, gli aghi si devono liberare da soli, esattamente come è successo a me. Dopodiché tiriamo e voilà, ecco che esce tutto il nostro tricotto lavorato. Ok, questo è il risultato. Per chiudere il tubolare, vedete che noi abbiamo questi quattro asoline. Asoline che, ecco che ci torna utile l'uncinetto che vi avevo detto prima, dobbiamo andare a caricare e a raccogliere con l'uncinetto. Vedete, entro dentro la prima, vado a raccogliere la seconda, prendo anche la terza e ancora mi inserisco nella quarta. In questo modo, quando ho tutte e quattro le asoline sull'uncinetto, prendo l'estremità di filo, l'aggancio all'uncinetto e passo attraverso tutte e quattro queste asoline. Tiro il filo ed ecco che ho fermato anche dall'altra estremità, perché da questa estremità qui l'inizio si ferma da solo. Noi dobbiamo andare a fermare la fine. Ed ecco che, una volta eseguito anche questo procedimento, abbiamo realizzato il nostro tubolare, che io nel mio caso specifico in questa occasione vado ad utilizzare per fare una collana, ma che, ripeto, ha tantissimi usi. Ho già realizzato in passato dei fiorellini che avevano il centrale di legno, una pallina di legno che era stata dipinta con una faccina, e poi dopo questo cordino tutto attorno veniva incollato e venivano fatti i petali. Altre volte, appunto, come vi dicevo, ho usato questo tubolare con un fil di ferro inserito all'interno perché prendesse rigidità, ed è diventata la codina di un topolino. Si possono usare veramente per fare tantissime tantissime cose. Quindi spero che questo tutorial vi sia stato utile. Se desiderate altri tutorial del genere dove vi faccio vedere l'utilizzo di vari telai e quant'altro, magari fatemelo sapere nei commenti, così so appunto le vostre preferenze e fatemi sapere se provate a realizzare qualcosa. Come sempre vi ricordo che se realizzate qualcosa, sia seguendo i miei tutorial ma anche non, cioè cose vostre eccetera, potete sempre pubblicare le foto, se vi fa piacere, sul gruppo di Facebook Mari e le mie cucinettine. Un bacione enorme, ciao!